Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera siamo all'incontro di Arezzo 2020 o Arezzo 2020. Siamo con il vice sindaco Gianfrancesco Camurrini. Buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Allora, qui si svela l'Arezzo del futuro, dei prossimi anni. Sì, è quello che vogliamo dare, un po' un'anticipazione, anche se nel corso di questi mesi abbiamo divulgato i lavori che stiamo portando avanti, però sostanzialmente vogliamo rendere più partecipe possibile la cittadinanza a quello che sarà la trasformazione dei prossimi anni, quindi come si trasformerà Arezzo da qui al 2020, ovvero alla fine del mandato. E verrà fatta una carrellata dei più importanti interventi che abbiamo in animo di portare avanti, finanziati, quindi non è il libro dei sogni ma è il libro della realtà. Sono numeri veri, progetti finanziati che prenderanno forma e corso nel corso del 2018 e del 2019 per concludersi nel 2020, alcuni altri ancora prima. I primi quali saranno? I primi saranno sicuramente nell'area Saione-San Donato, interventi diffusi sulla videosorveglianza, illuminazione, sarà il cosiddetto progetto Arezzo Illuminata, Arezzo Sicura. Quindi i primi interventi sicuramente saranno in quella zona, perché era il nostro obiettivo fin dalla campagna elettorale, quello di cercare di andare ad incidere in una zona problematica, e sicuramente partiremo da lì. Beppe, vuoi chiedere qualcosa? Allora, delle tante cose di cui abbiamo aspetto parlato. Aspetto di vedere un po' tutto quello che è la progettualità. Ha detto una cosa interessante, che tutti i progetti sono finanziati, e questo è molto molto importante, perché molte volte si fanno i bilanci previsioni, si prevede e poi dopo non arrivano i soldi, invece se ci sono i soldi sicuramente arriveranno. Conferma, vabbè. La soluzione allora per Via Fiorentina quale sarà? Quella definitiva, perché sono state varie ipotesi, no? Poi quali avete appoggiato? Beh, quella definitiva è quella di, inizialmente si parlava di rotatoria, poi di incrociaraso con il sottopasso. Alla fine abbiamo scelto la soluzione migliore, ovvero quella con la rotatoria a raso e con il sottopassaggio lungo la tangenziale. Di fatto quel tratto di strada sarà l'unico della tangenziale urbana ad 8 corsie, 4 sotto e 4 sopra. Quindi per chi proseguirà lungo la tangenziale potrà andare direttamente nel sottopassaggio, per chi vorrà svoltare in sinistra o arriverà da Via Fiorentina potrà svoltare, entrare in rotatoria e decidere se andare verso Sette Ponti o andare verso il raccordo autostradale. Quando partiranno i lavori? Allora, i lavori, questo qui lo sai meglio di me, è un po' un interrogativo, nel senso che da cronoprogramma noi avremo intenzione di iniziare i lavori entro fine anno, al massimo gennaio 2019, con tutti i benefici di inventario, perché quando si fanno gare di questa importanza qui non si sa mai come va a finire, nel senso che sono appalti molto molto importanti, ci potrebbero essere ricorsi, ci potrebbero essere stop dettati da vario motivo, quindi se tutto va bene a gennaio si parte, se ci dovesse essere qualcosa non lo sappiamo. Poi ci sarà il raddoppio lì della zona Baldaccio, no? Che anche quello ne avevamo parlato spesso. Sì. Idem, stessa procedura, stessa tempistica, partiranno esattamente nello stesso periodo, sempre se tutto dovesse andare liscio come speriamo. La differenza fra i due interventi è che il primo, Via Fiorentina, va a incidere in una zona molto molto trafficata e quindi anche la cantierizzazione sarà difficile e inciderà sulle abitudini dei concittadini. Il raddoppio del sottopassaggio del Baldaccio d'Anghiari in realtà no, perché tutta la cantierizzazione avverrà all'interno dell'area a servizio oggi degli autobus di linea extraurbana, quindi di fatto non andrà praticamente a stravolgere le abitudini degli aretini. Al momento in cui avremo realizzato il secondo sottopassaggio interverremo sul primo, quindi di fatto non ci saranno disservizi, mi sentirei di dire. Insomma, Arezzo qui cambia molto, soprattutto il nodo di Via Fiorentina è fondamentale. Sicuramente sì, diciamo che lui è stato l'unico blocco che c'è attualmente nella tangenziale. Sicuramente qualche problemino si creerà nelle rotatorie vicino, tipo Sette Ponti e Ospedale, ma questo è logico e ci sta. Comunque sia, l'importante è che Via Fiorentina venga un po' sgravata di traffico, soprattutto del traffico che si ferma al semaforo, che crea inquinamento inutilmente. Così dovrebbe diminuire anche l'inquinamento. Quindi speriamo tutto ok. Grazie al vice sindaco. Grazie a voi, grazie a voi.